pronti? Sono emozionato. Allora, questo in realtà è solo... Le mie calze avevano bisogno di un replacement. Questo è il terzo paio di calze che faccio andare. Sto camminando tantissimo, quindi avevo bisogno di nuove calze. E poi ho preso anche felpa, molto semplicemente. Ok, ma la cosa interessante davvero è che finalmente ho un mezzo di trasporto con il quale posso ammazzarvi in giro per New York. Allora, pronti? Ci sono un sacco di robe tutte uguali là fuori. Noi non lo siamo e non lo sei nemmeno tu. Ho preso uno skateboard, ma in realtà non è uno skateboard normale. È un surfboard, quindi tu muovi il tuo peso e in base a come... lui va avanti. Potrebbe essere interessante da usare a New York. Le ruote sono gommate, quindi non sono totalmente lisce, quindi hanno un pochino più di grip. Non è elettrico, quindi le discese potrebbero essere un problema. Però è anche abbastanza leggero, comodo da portare in giro. Cioè, per farvi capire, la modalità è questa, no? Cioè, tu sei sopra, fai questo movimento per andare avanti. Sono molto emozionato. Andiamo a testarlo. La cosa positiva è che noto subito che è proprio super leggero. Le foglie sotto i miei piedi potrebbero non essere una buona idea. È piuttosto interessante. Direi che si pilota abbastanza bene. Ora, questa strada sento che è decisamente in discesa. Il che potrebbe essere un problema, perché questo coso non ha i freni. E quindi devo trovare il modo di frenare senza farmi uccidere. Che meraviglia! Dei colori splendidi. Devo capire. Devo testarlo in altri... ambienti, in altre condizioni. 3 hours later. Ok, ora mi dirigo a downtown a fare un altro po' di test con lo skate, provarlo ancora, perché poi stasera vado a vedere uno show di stand-up comedy con Abe, che mi ha invitato. È il mio primo show di stand-up comedy, non ho mai visto neanche in Italia, infatti sono molto gasato, anche perché in questo periodo mi sto guardando Seinfeld ed è quella roba lì. Però dovevo cambiarmi. Ok. In ogni caso voglio andare verso il molo. Dovrebbe essere di là. Non male. Perché ho deciso di prendere uno skateboard? Il motivo principale è che spesso mi trovo a dover fare dei tratti a piedi molto lunghi e avere un mezzo di trasporto non sarebbe male. Ora, bisogna capire qual è il mezzo di trasporto migliore. E dipende. Nel senso che se devo fare una tratta veloce di strada con un obiettivo preciso, questo non è male. Sali, arrivi a destinazione, lo posi, fai quel che devi fare, ci risali e torni a casa. Ha molto senso. Ma quando invece ti devi spostare in più location durante la giornata e devi comunque anche camminare ogni tanto, potrebbe aver senso un dispositivo un pochino più piccolo rispetto a questo, che comunque è molto cioè è comodo, non è troppo grosso, è molto leggero, ma è anche un po' ingombrante, no? Meraviglia come al solito questa città. Ci sono tutte le oche nel prato. Quindi sì, questo potrebbe essere stato un acquisto inutile e stupido. O comunque il mio prossimo errore. L'idea, la cosa che mi piace di questo è che tecnicamente ti puoi spingere da solo. Ad ogni modo, sfruttiamolo per il motivo per cui l'ho comprato. Spostiamoci verso un caffè. Qua c'è il lancio di qualche prodotto Nike. Guardate la fila. Io sto cercando un caffè con poco successo, girando da mezz'ora. Qua è troppo trafficato per lo skateboard. Alla fine ho preso la metro e mi sono spostato dove devo incontrare Abe. Ovviamente dov'è che possiamo trovare Abe se non in uno Starbucks? Good evening! Questo è il locale, andiamo a vedere. Il posto è molto bello e laggiù c'è il punto dove avverrà lo stand up. So, this is super fancy. And this is the stage. And it's your first time too. Exactly. I hope we get the jokes because American jokes are different. So I hope, you know, we just laugh if they are laughing. We're good, Tra l'altro lo chef di stasera è uno youtuber, un sacco di cibo italiano. Non so se lo conoscete, magari qualcuno di voi sì. I'm curious to try like the food. I'm I hope ready. You like it. Yeah, I'm ready. I hope you approve. È appena arrivato un cocktail, ora lo proviamo. It's like water.
è tipo uno spritz mega mega anacquato. Questo è il menù: focaccia, rigatoni, non lo so, la pasta mi spaventa sempre. Ti alzi e prendi il salame che sto affettando, laggiù c'è la mozzarella appena fatta. Interessante. Sì sì, mi sento tipo a casa. Adesso vediamo se è tutta roba buona. You ready? Ready, Italian? I'm ready. Buon appetito. Buon appetito. La mozzarella è veramente buonissima, fatta così fresca, è ancora calda. So, hey, what did you think? Was good? Okay. It's good. I love it. I'm just curious about the mozzarella. It's not taste, right? It's just like a little bit salty and then it's like a bread or something. I don't know, flour. È fighissimo vedere come culture diverse reagiscono al cibo. Lo trovo sempre molto affascinante. Focaccia, ricotta e sugo. But here we go. Yes. No? Okay, fair enough. Is this sort of like a revival of Grandma's Sunday Supper? I don't know about it. Ma voi avete mai visto la pasta con le polpette in Italia? Perché... Yeah. Oh, shit. La pasta è ben cotta, non è male, ma è molto dolce. C'è tanto zucchero, secondo me. Però non è male. Ed ecco il dessert. Today is a beer. Sa di amaretto. Ah, e qua si scende, c'è il comedy show. E qua è dove faranno lo show. Sono curioso. A few moments later. È stato molto affascinante. By the way, this is Diego. Oh. Nice to meet Ciao. You. How was it, Abe? Oh, it was great. It was fun. Do you like Italian food? Yes, I love Italian food. Yeah. That's good. And also the comedy was fun. Yeah, the comedy was fun. It was funny. Yeah, yeah. Maybe like some of them I didn't get the joke, but it yeah. was funny. È stato veramente affascinante proprio la questione stand-up comedy super americana. Ho abbandonato gli altri e sono a casa. Il Penny è interessante comunque. Mi ci sto trovando bene. Ho anche rimediato dei biscotti. Che voglio dire?